Salite, ma possiamo partire. Vi avvisiamo che avremo numerose cose da mostrarvi e che questo video va vissuto fino alla fine. E come il miglior Pippo Baudo della situazione, vi presento Chris e Bau. Facciamo l'intro. Eccoli qua. Fittissimi amici, benvenuti nella nostra 24esima tappa. Patti. Vi mostreremo tutte le patti di Patti. E non scenderemo a patti con nessuno. E quindi patti chiari e amicizia lunga. Ragioniere, che fa? Patti lei? E che fa? Facciamo! La cittadina di Patti conta circa 13.000 abitanti ed è collocata in provincia di Messina. La sua origine è strettamente legata alla decadenza dell'antica città greco-romana di Tibari, che vi mostreremo dopo. Le prime notizie su Patti si hanno intorno al 1094, con la fondazione di un monastero benedettino ad opera di Ruggero I di Sicilia. L'Alberto Angela che c'è in me vi dice che questa fontana fu fatta costruire intorno al 1600 dal vescovo Napoli. Questo perché volle condividere l'acqua proveniente dalla contrada Allegrezza. Il sarcofago invece, pensate, la leggenda narra, sia quello della regina Adelasia. E adesso vi portiamo all'antica cattedrale di Patti, dove non solo c'è la statua della Santa Febronia, che è la patrona del paese, ma c'è la tomba della regina Adelasia, moglie di Ruggero I di Sicilia, che diede vita alla dinastia dei Normanni in Sicilia. Pensate che lei era la bisnonna di Federico II. È lento però. Nella facciata laterale della cattedrale di San Bartolomeo ritroviamo l'antico portale normanno, che trova molte similitudini con l'abbazia di Santa Maria di Maniace. All'interno della cattedrale è possibile ammirare due splendidi altari in marmo, collocati uno di fronte all'altro. Qui ritroviamo anche la statua di Santa Febronia e la tomba della regina Adelasia, moglie di Ruggero I di Sicilia. Questo è un censimento che hanno fatto dei castelli ed è precedente al terremoto del 1693. Ci troviamo all'interno del sacrato della chiesa, in cui è custodito il tesoro della cattedrale. Fra questi vi è la copia di quello che è riconosciuto come il documento cartaceo più antico d'Europa, il mandato di Adelasia. Ci dicono che nelle vicinanze c'è la chiesa di Santa Febronia, patrona del paese. Ed eccola qui. Si dice che proprio di fianco vi sia la casa in cui abitò la Santa Martire. Facciamo qualche passo indietro, andiamo nel centro storico. E come avete letto, questi sono i resti della porta reale, ma questo è vero. Questa invece è la vecchia pescheria. Alle nostre spalle il convento delle suore francescane. Ma perché siamo qui? Perché qua dentro ci sono i ruderi del castello Alagonese. Vai a suonare. Io? Vai.
E dopo un breve tour del convento, che vi risparmiamo, eccovi quel poco che rimane del castello Alagonese, risalente al XIV secolo. La nostra 24esima tappa è caratterizzata da due zone, quella collinare, sicuramente stava per dire marittima, ma prima vi portiamo a Sorrentini. Qui siamo a Sorrentini, una piccola frazione del paese di Patti. Qui abbiamo la fontana del Duca Denti risalente al tardo Settecento. Qui invece un orecchio realizzato da un muratore locale. Porgendo l'orecchio qui dentro si sente un certo vociare. Che? Mi sta dicendo niente, si sente praticamente lo scorgere della sorgiva dell'acqua che arriva da qui e poi si ricollega anche lì. E qui ci troviamo al belvedere sempre di Sorrentini. E da qui si può ammirare una vista spettacolare direttamente sulle Eolie. È un balcone. Ma che ti è? Un balcone sulle Eolie. Ti butto dal balcone? No. Quando devo vedere, eh. Peculiarità di questa frazione è la caratteristica festa del Santo che balla, San Teodoro, che si tiene la seconda domenica di agosto. Durante la festa si tiene anche la processione delle pannuse, che vengono accese e poi ammucchiate per formare un falò, attorno al quale ballano gli spiritati. E quella marittima? In quella collinare vi è la parte storica, in quella marittima, udite udite, il mare. No. Oltre all'ampia spiaggia di Marina di Patti, vi è anche quella della vicina frazione Mongiove. È caratterizzata dalla presenza di alcune grotte, raggiungibili sia a nuoto che in barca, che purtroppo per via del periodo invernale non siamo riusciti a visitare. E adesso vi portiamo in un luogo di ritrovamenti archeologici, che trova molte similitudini con la più rinomata piazza armerina. Vi presentiamo la Villa Romana di Patti. Risale al IV secolo d.C. e si pensa fosse la ricca residenza di un latifondista. Con
Come vi dicevamo in precedenza, vi sono numerose similitudini con la famosa villa del Casale di Piazza Armerie, a partire dall'epoca, dalle figure geometriche dei mosaici e dalle maestranze nordafricane che li realizzarono. La particolarità di Villa Romana di Patti è sicuramente la tigre che gioca a palla. La villa è stata scoperta nel 1973 durante gli scavi per i lavori dell'autostrada e per portarla alla luce vennero effettuate diverse varianti. Proprio per questo oggi troviamo una strana curva nell'autostrada. All'interno dell'area archeologica vi è un piccolo museo dove sono esposti alcuni ritrovamenti. Quest'ultimi fanno pensare che la villa fu abbandonata. E alle nostre spalle il nuovo e maestoso santuario della Madonna di Tindari, conosciuta anche come la Madonna Nera. Ma non c'è solo questo, c'è anche il vecchio santuario e adesso vi ci portiamo. Che è quella faccia? Non ci vuoi andare? Sì, però c'è... Andiamo. Le notizie sulle origini di questo antico santuario sono frammentate. Ciò che possiamo dirvi è che fu distrutto e poi ricostruito nel 1500. La costruzione del nuovo santuario invece si ebbe negli anni 70 per accogliere il numeroso afflusso dei fedeli in pellegrinaggio. Allora, cari amici, dove stiamo? Vieni qua, fermati, dove vai? Vieni qua. Allora, diciamogli un po' dove stiamo andando. Allora, proprio accanto al santuario della Madonna di Tindari che vi abbiamo mostrato, vi è un percorso carinissimo chiamato Coda di Volo, che ci condurrà ai laghetti di Parinello, che vi mostreremo. Sbrigati! Aspetta la vecchiaia, per cortesia. Ai ai ai. Ci siamo dimenticati di dirvi una cosa fondamentale. Il paese di Patti un tempo era conosciuto come il paese delle ceramiche. Anche il paese delle pignate. A ricordarne questa tradizione vi è anche uno scioglilingua. Vai con lo scioglilingua. O principi di Patti mandava a Patti i piatti. Ma picchi mangavano i piatti a Patti con principi di Patti mandava a Patti i piatti. Smettila. Perché? Finiscila. Ovviamente questo sentiero è double pass. Si può andare dal santuario di Tindari verso i laghetti di Marinello e viceversa. We'll be right back.
legenda narra che una signora, giunta fino al santuario con in braccio la sua bimba, vedendo la Madonna nera esclamò: ah, questa è la Madonna che fa i miracoli, come se il colore della sua pelle non gli permettesse di fare miracoli. Allora cosa successe subito dopo? La bimba che aveva in braccio cadde dal balcone, arrivando fin qui sulla sabbia. Ma prima... prima non c'era la sabbia, prima c'era il mare, e quindi la Madonna tutta da un tratto fece spuntare questa lingua di sabbia, salvando la bambina, e questa lingua di sabbia prese proprio la forma della Madonna. Subito dopo la Madonna esclamò: Nigra sum sed formosa, che vuol dire sono nera ma bella, storia lieto fine. Benvenuti nel sito archeologico della città di Tindari. Più di 2000 anni di storia! Caspiterina, sì, qui nel 396 a.C. Dionisio fondò la città di Tindari. E si pensa che il nome di Tindari derivi dalla mitologia, dal re Tindaro, re di Sparta. Questa è Sparta! Alle nostre spalle la bellissima basilica romana. Qui invece abbiamo delle abitazioni che in principio erano di epoca greca, quindi divise in piccoli lotti, poi riuniti in grandi ville in epoca romana, e lì possiamo ammirare alcuni mosaici. Eccoci all'interno del Teatro Greco di Tindari, uno dei tre presenti in Sicilia. Qui siamo all'interno di un luogo storico, oltre 2000 anni di storia. Si narra che qui, quando intervennero poi i Romani, cosa successe? Innalzarono i gradini per impedire che le belve feroci che si sfidavano all'interno di questo teatro intaccassero l'incolumità delle persone che assistevano agli spettacoli. Possiamo dire, lo sentite questo rumore? È il rumore del vento sulle vele della Lega Navale di Patti. Guarda che personaggio. Dov'è? Si sente? Stiamo registrando? Dove sei? Ah! Vai. Ragazzi, sentite questo rumore? È il rumore del vento che si frange sulle vele della Lega.